siamo ad Acqua Santa Terme, precisamente presso gli impianti sportivi, anzi il campo sportivo Maglio Carnicelli, situato nella frazione di Cagnano, dove tra poco prenderà il via la prima frazione della Conero Cup edizione numero 27, la ex CO Acqua Santa Terme organizzata dal progetto Ciclismo Piceno. Abbiamo detto prima prova della 27esima Conero Cup che assegnerà anche le maglie di campione regionale. Si gareggia su un tracciato molto tecnico di 3,5 km. Per quanto riguarda la partenza, si sarà su un tratto in asfalto, poi si proseguirà in salita fino al passaggio sulla prima cava di Travertino, breve tratto tecnico in discesa e si risale tramite la salita ripida. Una brevissima discesa riporta la corsa su un'altra salita fino alla seconda cava, dove inizia una discesa molto tecnica. A seguire l'area tecnica è già ancora verso il passaggio del giro, questa volta attraverso un bosco che, dopo un tratto piuttosto scorrevole, termina con l'ultima difficoltà tecnica del percorso, ovvero una discesa rapida che porta alla conclusione del giro. Siamo agli attimi che precedono naturalmente la partenza, una bella giornata di sole qui ad Acqua Santa Terme, località Cagnano, dove tra poco prenderà il via la manifestazione. Già tutto è pronto, vediamo i corridori schierati per la partenza. La prima partenza interesserà le seguenti categorie: Junior Master, Elite Master, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, Master Woman 1, Master Woman 2, Master Woman 3. Tutto ormai pronto dunque per la partenza di questa prima gara. Si parte in questo istante con gli atleti al via, dicevamo la maglia di campione regionale, per questo sono presenti il vicepresidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana Marco Marinuc, il consigliere Sara Griffi, il responsabile per quanto riguarda il settore tecnico del fuoristrada, ovvero sia in questa occasione davvero molto importante, abbiamo detto, Emanuele Serrani. Presente anche il presidente della Proloco di Acquasanta, Lucio Ventura. Siamo nel primo tratto tecnico con le maglie della Passatempo Cycling Team nelle prime posizioni. Abbiamo visto parecchi atleti della Passatempo Cycling Team a fare l'andatura in questo avvio di gara, soprattutto con Mauro Maggi, abbiamo visto anche Samuele Agostinelli, queste le maglie del team Cobo Pavone. Entriamo in un tratto molto tecnico in questo momento con le maglie della The Black Sheep, sempre presenti in questo tipo di manifestazioni. Ancora tratto tecnico per quanto concerne questa gara di Acqua Santa Terme, davvero molto molto interessante per quanto concerne il cross country e per quanto riguarda anche quella che è la Conero Cup, che è proseguita domenica 5 presso la seconda frazione, si è corsa a Morro d'Alba nella seconda edizione del Colli della Lacrima. Intanto siamo al passaggio con Agostinelli e gli altri della Passatempo Cycling Team qui sulla pista del campo sportivo di Acquasanta, lo stadio Maglio Carnicelli, situato nella frazione di Cagnano. Siamo al primo passaggio, ora vediamo le altre maglie, gruppo ciclistico Capodarco, comunità di Capodarco, e poi si ritorna sullo sterrato all'interno di un tracciato ben disegnato dal progetto Ciclismo Piceno con Fabrizio Michelini, il presidente, che ha voluto rendere una gara davvero molto bella, quella di quest'oggi qui ad Acqua Santa Terme, prima prova della 27esima Conero Cup. Siamo ancora nel tratto difficile da interpretare per quanto concerne gli atleti, abbiamo detto delle maglie di campione regionale in palio quest'oggi, davvero molto interessante questa prova di Acqua Santa Terme. Vedremo naturalmente che responso ci darà per quanto riguarda anche il risultato finale con gli atleti. Ora vediamo Sara Griffi impegnata nel tratto più duro di questo circuito di 3,5 km. Siamo al passaggio adesso con il dorsale numero 2, Samuele Agostinelli, che è saldamente al comando, il portacolori della Passatempo Cycling Team. Poi vediamo altri passaggi per quanto riguarda il 132 Sergio Micucci del gruppo ciclistico Materica, che transita in questo istante sempre nel tracciato molto molto impegnativo. Torniamo in zona stadio con le maglie del team Cobo Pavoni dopo il passaggio numero 2, con al comando saldamente Samuele Agostinelli. Poi troviamo Alessandro Maggi, Alessandro Pierantoni, tutti e tre i ciclisti, i biker della Passatempo Cycling Team, che sta facendo la voce grossa in questa prima gara in programma. Si riscalda l'ambiente, inizia a fare caldo anche qui a Cosanta. Stamattina c'era una leggera brezza, era anche piacevole starci. Intanto ancora atleti della Passatempo Cycling Team al passaggio in questo momento della gara, in questo momento di questa
questa prima prova della Conero Cup edizione numero 27 qui all'Acquasanta per l'organizzazione da parte del progetto ciclismo Piceno. Alla campana dell'ultimo giro adesso Sara Grifi, al passaggio Emanuele Serrani, abbiamo detto colui che lavora per la federazione nel settore fuoristrada, a scandire la campana dell'ultimo giro. Tra poco gli arrivi anche per quanto riguarda questa prima bella manifestazione qui ad Acquasanta Terme, con Samuele Agostinelli alla comando davanti ad Alessandro Maggi ed Alessandro Pierantoni. Attendiamo l'arrivo, naturalmente questo che arriva adesso è Adamo Re del Bike Racing Team, meno giri per le categorie dei più anziani in questa situazione. Adamo Re del Bike Racing Team si classifica al primo posto per quanto riguarda la categoria M8 e vestirà poi la maglia di campione regionale. Eccolo qui l'arrivo di Samuele Agostinelli, passatempo Cycling Team, primo sul traguardo di Acquasanta per quanto riguarda la categoria Master 1. Adesso vediamo gli altri arrivi sempre in sequenza. Transita adesso il numero 29 che va a chiudere la sua prova, Giuseppe Mariani. Al secondo posto arriva in questo momento Alessandro Maggi, sempre della Passatempo Cycling Team. Terza piazza per Alessandro Pierantoni, in questo momento all'arrivo, sempre per la categoria Master 1. Tutti e tre i ciclisti della Passatempo Cycling Team sono della categoria Master 1. Chiude anche per il team Giulia Dori Riccardo Angeletti. Arrivano altri concorrenti su quello che è il traguardo conclusivo. La vittoria per Samuele Agostinelli davanti ad Alessandro Maggi, terzo posto per Alessandro Pierantoni, poi Claudio Moronci, Mauro Maggi, Alessandro Diletti, Sabino Giovine, Lucio Griccini, ottavo posto per il GC Capodarco, comunità di Capodarco, poi Gianluca Rossetti e Andrea Pasquarella. Siamo adesso alla seconda gara. Seconda gara, dunque, questa seconda gara è riservata ad altre categorie. Seconda gara, poi ci sarà anche una promozionale all'interno di questa manifestazione riservata alla categoria G6 che chiuderà questa bella giornata. Seconda gara con Juniores Under 23 Elite maschili e femminili, categorie giovanili, esordienti di primo e secondo anno maschili e femminili, allievi di primo e secondo anno maschili e femminili. Poi abbiamo detto dell'ultima partenza, quella che riguarderà invece la categoria G6, una promozionale quest'oggi. Non c'è in palio la maglia di campione regionale, ma pur sempre una gara agonistica. Tutto ormai pronto anche per quanto riguarda questa seconda partenza, tutto ormai pronto dunque per scandire il ritmo dei bikers impegnati quest'oggi qui ad Acquasanta Terme. Davvero una bellissima manifestazione, e ora andremo a vedere come partiranno le griglie e naturalmente quale sarà il responso anche finale per quanto concerne i più giovani. Abbiamo detto in questa occasione vediamo le maglie della Polisportiva Morrovallese, della Superbike Bravi, poi quella della Scott, ci sono tutte le maglie in pratica che vogliono conquistare quella che è la maglia di campione regionale. Ancora qualche attimo prima della partenza, ultime raccomandazioni e prima griglia pronta al via. In questo istante parte la prima griglia, parte in questo istante, sempre le maglie della Passatempo Cycling Team. Pronta anche la seconda griglia, qui in base alle categorie naturalmente i giri diminuiscono, dunque per gli esordienti meno giri, allievi un giro in più mi sembra, poi le altre categorie due giri in più. Ancora griglia alla partenza, vediamo la partenza in questo istante viene effettuata, un atleta della Polisportiva Morrovallese ha avuto qualche problema a mettere lo scarpino sul pedale. Vediamo le griglie che stanno partendo in questo istante, questa è la seconda prova qui ad Acquasanta Terme per quanto concerne questa bella manifestazione. Si concludono anche le partenze organizzate dalla progetto ciclismo Piceno con l'alto patrocinio del comune di Acquasanta Terme, questa seconda edizione del cross country, prima prova della Conero Cup valevole come campionato regionale. Siamo presso gli impianti sportivi Maglio Carcinelli situati nella frazione di Cagnano di Acquasanta Terme. Corridori in gara già nello sterrato e in altri tratti, vediamo la parte tecnica della gara in per sé stessa e poi naturalmente andremo a vedere anche le abilità da parte dei bikers in questa situazione. C'è chi è partito dietro che deve risalire un po' la china, come David Rinaldoni della Polisportiva Morrovallese, uno degli atleti più quotati, come Giulia Rinaldoni è molto quotata in campo femminile. Siamo nel tratto più tecnico in questo momento, dove si rischia qualcosa ma non è bagnato e quindi tutto va liscio per il momento. Nessuna caduta da segnalare, siamo adesso in un altro tratto alberato nel bosco qui ad Acquasanta Terme con gli atleti che stanno transitando per quanto riguarda la seconda prova di questa bellissima manifestazione, di questa seconda edizione del cross country organizzata dal progetto ciclismo Piceno.
abbiamo detto, del presidente Fabrizio Michelini. Siamo nel tratto ancora sterrato, lo vediamo ancora i corridori in un altro tratto adesso molto impegnativo in salita. Tra poco al passaggio andremo a vedere quale sarà anche la situazione. Eccolo che risale David Rinaldoni della polisportiva Morrovallese, poi via via tutti gli altri Superbike Bravi Platform Team. Anche per quanto riguarda le gare, vediamo il passaggio con Rinaldoni, un altro atleta nelle prime posizioni, potrebbe trattarsi di Enrico Natali. Poi altro terzetto che passa in questo istante sul campo sportivo di Acquasanta Terme, altro atleta in solitario al passaggio, e poi via via tutti gli altri. Situazione che si sta delineando anche per quanto concerne questa seconda gara. C'è un terzetto adesso prossimo al passaggio. La giornata inizia a essere davvero molto calda, un 2 giugno davvero molto caldo, dicevamo questa mattina un po' di brezza, ma poi il sole è esploso con il caldo e me sta mettendo a dura prova anche l'impegno da parte degli atleti in gara. Intanto primo arrivo sul traguardo di Acquasanta per i più giovani esordienti, l'arrivo degli esordienti ad Acquasanta. Il primo arrivo per quanto riguarda gli esordienti era quello di Filippo Cingolani del team Cingolani, poi altra impennata adesso per altri atleti che stanno arrivando sul traguardo conclusivo. Questo dovrebbe essere Alessandro Bordo di MT Racing, poi arrivano anche altri atleti, poi andremo a vedere le classifiche anche per quanto riguarda le categorie che oggi si stanno sfidando qui ad Acquasanta Terme. Altri arrivi sulla pista di atletica del campo sportivo Maglio Carnicelli qui di Acquasanta Terme per quanto riguarda la seconda gara che vede impegnate le categorie di juniores, under 23, elite, poi gli esordienti di primo e secondo anno sia al maschile che alla femminile. Ricordiamo che al termine ci sarà anche una promozionale per quanto riguarda la categoria G6. Ancora atleti all'arrivo che stanno completando quella che è la loro prova. Qui si va per categorie, quindi partendo dagli esordienti che hanno fatto meno giri agli allievi, poi toccherà agli altri che invece di giri ne dovranno fare molti di più. The Black Sheep al passaggio o all'arrivo, altre maglie che stanno arrivando qui in questa bellissima gara organizzata ottimamente dal progetto ciclismo Piceno del presidente, abbiamo detto, Fabrizio Michelini. Ora altri atleti che vanno a completare la loro prova. Vediamo se riusciamo a darvi intanto qualche risultato interessante per quanto riguarda gli esordienti. Primo anno vittoria per Filippo Cingolani, negli esordienti secondo anno quello di Alessandro Bordi, mentre in campo femminile tra gli esordienti donne vittoria per Agnese Calcabrini della Recanati Bike Team. Per quanto riguarda gli allievi, primo anno vittoria per Nicolò Grini BC Adventure Team, allievi secondo anno successo per Michele Campolini Polucci del team Cingolani, mentre tra le donne allieve il successo è per Giulia Rinaldoni della polisportiva Morrovallese. Questi i risultati che vi abbiamo letto, adesso attendiamo che arrivino anche gli altri per completare quella che è una gara unica nel suo genere, davvero molto molto bella, molto sentita e ben ambita un po' da tutti i partecipanti qui ad Acquasanta Terme. Oggi si sono ritrovati in 150 bikers per dar vita a questa bellissima competizione. Fa caldo, si poteva scegliere anche di andare da un altro posto, invece oggi gli atleti non sono voluti mancare qui ad Acquasanta Terme per quanto riguarda questa prima frazione della Conero Cup. Anche vediamo gli atleti ancora in gara, ce ne sono ancora tantissimi, quindi attendiamo il passaggio. Questo è Antonio Michelangelo Martorelli che transita in questo istante, poi per la Superbike Bravi ancora in gara con il 179 troviamo Angela Campanari che transita in questo istante sul tracciato un po' meno difficoltoso qui ad Acquasanta. Eccola Angela Campanari che è svolta in questo momento. Lei sicuramente punta la maglia di campione regionale. Sono tante le maglie, con il 217 è transitato Mirto Mangiaterra, in questo momento ancora le maglie della Superbike Bravi, dorsale 210, anzi numero 210 in questo momento, che sta transitando. Poi arrivano altri atleti sul tracciato di gara, stanno facendo la loro bella fatica ma sono contenti e tutti hanno voluto elogiare quello che è stato fino a questo momento il tracciato di gara.
intanto con il 175 Draper Martiri della The Black Sheep, ancora le maglie della Superbike Bravi Platform Team, campana dell'ultimo giro per quanto riguarda questa gara che sta dominando David Rinaldoni, il portacolori della polisportiva Monrovallese. Intanto arrivano gli atleti sul traguardo di Acquasanta, tra poco andremo a vedere anche i risultati conclusivi e chi andrà la maglia di campione regionale, però prima ci sarà la partenza per quanto riguarda la promozionale dedicata alla categoria G6. Davvero un ottimo tracciato quello che oggi abbiamo visto, disegnato davvero in maniera impeccabile dall'organizzazione. Vediamo i premi, le medaglie per quanto riguarda Acquasanta. Allora a questo punto andiamo a vedere i risultati per categoria e i campioni regionali. Nella categoria Master 1 intanto sta per partire la promozionale G6, successo per Samuele Agostinelli della Passatempo Cycling Team, campione regionale. Categoria Master 2, vittoria per Claudio Moronci, team Cingolani, campione regionale. Categoria Master 3, Mauro Maggi, Passatempo Cycling Team, campione regionale. Categoria Master 4, Alessandro Diletti della Castel Trosino Superbike, campione regionale. Poi categoria Master 5, Paolo Sorichetti, Passatempo Cycling Team, campione regionale. Categoria Master 6, Alessio Olivi, team Cingolani, anche lui campione regionale. Poi nella categoria Master 7 ha vinto Stefano Salvadori della Bad Team, ma il campione regionale è Sergio Micucci del gruppo ciclistico Matelica. Nella categoria Master 8 successo e maglia di campione regionale per Adamo Re della Bike Racing Team davanti a Maurizio Campanari della Passatempo Cycling Team. Categoria Master Woman, vittoria per Sara Grifi del gruppo ciclistico Capodarco, comunità di Capodarco. Vediamo anche gli esordienti, primo classificato negli esordienti primo anno Filippo Cingolani, team Cingolani campione regionale, il secondo anno Alessandro Bordo, campione regionale della DMT Racing. Per quanto riguarda invece gli esordienti donne, vittoria per Agnese Calcabrini, Recanati Bike Team, campionessa regionale. Proseguiamo con gli altri risultati, categoria allievi, successo per Nicolo Grini, Bici Adventure Team, campione regionale. Categoria allievi secondo anno, vittoria per Michele Campolucci del team Cingolani che si è laureato campione regionale, mentre per quanto riguarda le donne allieve, successo per Giulia Rinaldoni, polisportiva Monrovallese, campionessa regionale. Ci sono anche altri risultati da scandire per quanto riguarda i campioni regionali, perché c'erano anche altre gare interessanti da vivere tutti quanti insieme, come i successi nella categoria juniores, abbiamo detto, di tra gli allievi di Giulia Rinaldoni, mentre tra gli juniores quella di Davide Rinaldoni, polisportiva Monrovallese, tra le open donne quella di Angela Campanari, Superbike Bravi Platform Team. Insomma, è stata una bella giornata quella che abbiamo vissuto, con la consegna delle maglie di campione regionale ai presenti e con la presenza, abbiamo detto, delle presidente del progetto Ciclismo Piceno Fabrizio Michelini, che ha avuto l'onore e l'onere di avere al suo fianco il vicepresidente dell'FC regionale Marco Marinuc, il consigliere Sara Grifi, il responsabile fuoristrada Emanuele Serrani e il presidente della Proloco di Acquasanta Terme Lucio Ventura. Marco Marinuc, vicepresidente regionale Federazione Ciclistica Italiana, quest'oggi qui ad Acquasanta Terme con il progetto Ciclismo Piceno per questa cross country davvero molto interessante, la prima tappa della Conero Cup, dove sono state assegnate anche le maglie di campione regionale. Davvero una bella festa in nome del ciclismo in tutte quante le salse. Sì, sicuramente una bellissima festa grazie all'impegno degli organizzatori, di Fabrizio Michelini e di tutto il suo staff. Prima tappa della Conero Cup, un circuito che stiamo cercando di valorizzare e rilanciare per far sì che il cross country possa crescere sempre di più. Quindi sicuramente grazie a queste società che si impegnano, a tutti gli organizzatori, sono sicuro che potremo raggiungere un buon risultato. Ricordiamo che Fabrizio Michelini con tutto il suo staff è anche stato creatore della prima gara trial nelle Marche, quindi sicuramente un organizzatore innovativo e sempre all'avanguardia, quindi grazie sicuramente a lui. Davvero una bella manifestazione con tanta partecipazione dai più giovani ai più anziani, oggi qui non è mancato nulla. No, oggi una bella partecipazione con dei numeri sicuramente considerevoli che permettono anche in queste zone dell'entroterra, da un passato sicuramente abbastanza doloroso, di riportare gente, e questo che vogliamo fare con le manifestazioni di questo genere è sicuramente uno degli obiettivi, e credo che Fabrizio Michelini con tutto il suo staff l'abbia centrato in pieno oggi.
stagione entra nel vivo, siamo entrati, è scoppiata l'estate, adesso nel nostro territorio ci saranno una marea di manifestazioni, naturalmente tante belle gare sia per i più giovani sia per quelli un po' più vecchiotti. Sì, diciamo che dopo il Covid stiamo cercando di recuperare manifestazioni, già quest'anno è sicuramente positivo rispetto all'anno passato, contiamo ancora di recuperare alcune manifestazioni che non sono ripartite, stiamo cercando di inserirne delle nuove grazie all'impegno di tante società e di tanti dirigenti che ringraziamo e quindi andiamo avanti così, adesso sicuramente arriverà un'estate che per noi è sempre un'estate diciamo calda da tutti i punti di vista. Lucio Ventura è il presidente della Proloco di Acquasanta che oggi ha affiancato il progetto Ciclismo Piceno a questa bella manifestazione di cross country. Bella partecipazione, una bella giornata di sport che sta proseguendo tuttora. Il ciclismo è sempre fratellanza. Sì, davvero una bellissima manifestazione. Ho apprezzato davvero l'organizzazione che è stata eccezionale. Noi speriamo di essere stati all'altezza della situazione, anche se per me è la prima volta. Ma vedo con piacere che c'è stata una larga partecipazione di giovani, di famiglie e soprattutto devo dare un plauso all'organizzazione che è stata davvero encomiabile e perfetta. Per quanto ci riguarda il nostro territorio è vocato a questo tipo di manifestazioni, speriamo di essere stati all'altezza e se non lo siamo stati ci miglioreremo il prossimo anno, questo è il mio augurio. Oggi una bella festa qui nell'impianto sportivo, in questo bellissimo stadio che è un po' il fiore all'occhiello di Acquasanta Terme, che allo sport ci ha sempre creduto e oggi ne ha dato una bella dimostrazione. Sì, guardi, noi siamo orgogliosi di questo territorio e ci spendiamo moltissimo, è chiaro abbiamo le nostre difficoltà, i nostri limiti, ma facciamo di tutto per veicolare questo magnifico territorio nella provincia e anche oltre, nella regione e anche oltre. Questo tipo di manifestazioni sono veramente il massimo che possiamo ospitare per il momento, speriamo in un futuro di fare anche di più. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Fabrizio Michelini è presidente del progetto Piceno per quanto riguarda il ciclismo, che oggi ha organizzato questa cross country valevole come campionato regionale e soprattutto come prima frazione della Conero Cup. Davvero una bella giornata di sport qui al campo sportivo di Acquasanta Terme, tanta partecipazione dai più giovani ai più anziani, oggi veramente è stato qualcosa di importante e anche di crescita per quanto riguarda la mountain bike. Sì, certo, noi cerchiamo sempre di impegnarci al massimo, è sempre una sfida che cerchiamo di mantenere sia nelle aspettative che nella qualità della gara in sé. Abbiamo lasciato molto spazio anche ai giovani con la promozionale dei G6 perché insomma crediamo al movimento e un movimento che nelle Marche sta facendo molto bene anche a livello nazionale. Siamo tra le prime tre società anche della provincia, ma pare la Lombardia diciamo che siamo ai vertici a livello nazionale, quindi cerchiamo di proprio dare più qualità e più presenza ai giovani. Anche a livello amatoriale insomma molta soddisfazione perché è apprezzato il percorso e anche insomma la location è stata apprezzata. Infine gli obiettivi sono questi, che tutti se ne vadano contenti e che nessuno si faccia male, ecco. Progetto Ciclismo Piceno, oggi avete messo su un bello spettacolo, ma non organizzate solo questa gara? No, abbiamo altre manifestazioni, una organizzata poco fa di trial, di bike trial, la prima nelle Marche, la prima prova di Coppa Italia. Le altre manifestazioni sono il prossimo 18 giugno con il Bicimparo e il MAC. Si tratta di prove per giovanissimi e a settembre rifaremo un cross country in Colle San Marco per giovanissimi. Oggi, alla fine di questa bellissima giornata, chi ti senti di ringraziare? Allora, ringraziamo innanzitutto tutti i volontari perché senza di loro ovviamente non ci sarebbe, sono il fulcro. E poi le amministrazioni, la Proloco che oggi sta fornendo il nostro pasta party. E spero in questo territorio insomma, che si riesca a creare questa sinergia che possa portare anche a eventi futuri sempre più importanti e a dare un po' più di vigore a questo territorio, insomma, che basta guardarsi intorno è pieno di cantieri. Quindi io credo in questo e faccio questo anche per questo magnifico territorio. Con Marco Berardinelli parliamo della Conero Cup, oggi è stata la prima prova qui ad Acquasanta, ravvicinata ce ne sarà subito un'altra, sarà un impegno importante da giugno fino alla fine di agosto con 6 prove davvero molto interessanti. Sì, abbiamo ripreso quest'anno questo circuito,
dopo un anno di fermo dovuto al Covid, e abbiamo fatto la settimana scorsa la presentazione e oggi questa prima gara, che devo dire è stata organizzata in una maniera esemplare dal progetto Ciclismo Piceno, e quindi eccoci qua, siamo pronti per la seconda prova. Seconda prova, diciamo, ravvicinata, perché già domenica si torna in scena. Sì, già domenica ci andiamo in scena con la seconda prova a Moro d'Alba con il settimo trofeo Colli del Lacrima, e poi ecco, vi aspettiamo tutti lì, e poi a seguire abbiamo l'11 giugno a Capodarco, a Fermo. Sì, che sarà molto suggestiva perché si pedalerà per le vie del centro storico di Fermo. Sì, assolutamente, è una gara bellissima quella di Fermo, perché appunto oltre che tra le vie di Fermo è anche in notturna, quindi sarà la prima delle due gare che abbiamo in notturna, e la Conoro Cup ha come obiettivo far riscoprire anche i luoghi delle Marche, quindi l'obiettivo è anche quello di attirare turisti, di attirare persone nei luoghi più belli delle Marche. Poi si proseguirà nel mese di luglio tra Falerone, se non erro, e Recanati, e la conclusione il 28 agosto a Monte Prandone insieme alla Bike Racing Team. Sì, hai detto bene, praticamente sono queste le altre tre tappe della Conoro Cup edizione 2022, e vi aspettiamo tutti numerosi con la partecipazione. La terza frazione della 27esima edizione della Conoro Cup sarà quella di Fermossimo, nel secondo trofeo Città di Fermo, quinto Memorial Michele Iacevitz e Roberto Carassai, cross country by night, percorso di 4 km da ripetere più volte a seconda delle categorie, prima partenza alle ore 19 per gli agonisti, seconda partenza alle ore 20:30 per gli amatori, il tutto organizzato dal gruppo ciclistico Capodarco, comunità di Capodarco, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, Comitato Regionale, e con l'alto patrocinio del Comune di Fermo, assessorato allo sport.